Ancora una volta parola agli italiani nel mondo, nel nostro studio virtuale alla Ovest, un ospite da molto lontano, il Messico. Andiamo a incontrare, o meglio a rincontrare, Franco Grasso da Città del Messico. Ben ritrovato a Patrimonio Italiano TV, Franco. Ciao Mike, ciao Luigi, ciao a tutti. Ciao Franco. L'ultima volta ti avevamo intervistato qualche anno fa in maniera tradizionale, stavolta sei presente nel nostro studio virtuale ed è sicuramente qualcosa di diverso. Eri mai stato in uno studio del genere? Sì, stiamo molto lontani in effetti. La prima volta mi sembra, se mi ricordo bene, che mi collego da così lontano in televisione. Ho avuto altre esperienze per raccontare, insomma, sul lavoro eccetera, però in effetti 10.000 chilometri sono tanti. Tu sei direttore di IVR Academy e ti occupi di consulenza, formazione e certificazione in ambito di sicurezza sul lavoro. Raccontaci un po' di questa tua attività. Sì, sono direttore di IVR Academy, che è un'istituzione che si dedica alla ricerca, consulenza, la parte ovviamente di formazione con allenamenti pratici per temi di sicurezza sul lavoro, e diciamo che lavoriamo soprattutto per questioni di sicurezza di lavori in quota, lavori in spazio confinato, questioni di rischi elettrici, sostanze chimiche, eccetera. Diciamo che è una specializzazione su lavori di alto rischio che si realizzano nell'industria. Sappiamo che è una cosa molto importante perché è molto legata proprio agli incidenti sul lavoro, e quindi insomma la sensibilità che abbiamo un po' tutti a livello società, non solo come aziende e governo eccetera, insomma a procurare che i nostri cari, i nostri amici, conoscenti eccetera tornino sempre a casa bene dopo la loro giornata di lavoro. In IVR Academy sì, lavoriamo con tante aziende che sono multinazionali, praticamente loro hanno presenza nelle borse, queste aziende, quindi hanno, diciamo, molto interesse a mantenere sempre un livello di sicurezza molto alto, la parte ovviamente di safety nell'industria, anche ovviamente tutta la parte di sostenibilità del medio ambiente, eccetera. E sono ormai 20 anni che lavoro in questo settore. Abbiamo lavorato con tantissime aziende molto grandi, dal settore di telecomunicazioni, oil and gas, no? Tutta la questione energetica, anche dal petrolio ovviamente, ma anche dalle questioni di energie rinnovabili, nei settori aerospaziali, eccetera. E ovviamente anche le manutenzioni, insomma i servizi che si danno a capannoni, a aziende grandi che hanno impianti, diciamo, di trasformazione molto articolati. Sei in Messico da 20 anni, se non erro. Ci racconti un po' la vita italiana da quelle parti? Sì, 20 anni quest'anno, giustamente sarà il compleanno verso ottobre di questi 20 anni in Messico. E Messico è un paese molto bello, che offre tante possibilità, tante opportunità anche dal punto di vista lavorativo, ma non solo. È un paese che è anche molto in voga adesso con la tematica del nearshoring, quindi del trasferimento delle aziende dal mondo asiatico a zone geografiche più vicine con gli Stati Uniti soprattutto, ma anche, diciamo, c'è un nearshoring con l'Europa. E diciamo che il Messico io l'ho visto crescere tantissimo, perché in 20 anni le cose cambiano molto, soprattutto in America Latina, che è un ambiente molto dinamico. Grazie mille Franco, è stato un grandissimo piacere ritrovarti. Un caro saluto a te e a tutti gli italiani in Messico. Ciao a tutti.